questo è l'evento che ci serve, ragazzi. È Pasqua, è festa, anzi è Pasquetta, ma non ci interessa. Non dovete assolutamente perdere la chance di ottenere queste skin, ragazzi, perché sono fighissime. Quindi andate subito nella modalità dell'evento e fate questi trick e superate questi passaggi segreti. Vi dico la verità, non ho mai giocato questa mappa e probabilmente dobbiamo iniziare col prendere delle uova. Non lo so, però siamo ultimi, raga. Come faccio a prendere le uova che siamo ultimi? Dico io. Come facciamo? È impossibile, no? Ok, non abbiamo presa nemmeno mezza, raga. Questo non penso sia positiva come cosa. L'unica cosa positiva è che forse riusciamo a qualificarci per il prossimo round. Dobbiamo andare veloci. Dobbiamo essere molto veloci, ragazzi, qui. Dobbiamo fare tutti i trick che conosciamo, anche se qui non ne conosco quasi nessuno. Ecco, se non prendere le palle in faccia, ragazzi, mannaggia a me. Come in tutti gli altri eventi, tra l'altro, in questo evento, raga, non conterà prendere subito le nostre uova di Pasqua, ma l'importante è riuscire a qualificarci. Cavolo, non so se ci riesco. Non so se riesco. Dai, mi devo qualificare per forza. Mi devo qualificare per forza. Ce la devo fare. Ce la devo fare. Ce la devo fare, cavolo. Non ci credo. Ecco, morire al primo turno ci darà solamente pochissime uova. Quindi non fate come me. Ecco, questa è una mappa già che conosco meglio e che riesco a fare un po' più velocemente. Quindi in teoria dovremmo riuscire a fare qualcosina. Infatti, ragazzi, siamo già partiti super bene. Ok, prendiamo questa roba qui che ci fa volare. Vai, vai, vai. E riusciamo ad andare sopra. Perfetto. Primo trick effettuato con successo. Adesso non ci resta che sbrigarci, ragazzi. Dobbiamo correre ai prossimi round per sbloccare più uova possibile e riuscire assolutamente a sbloccare le nostre skin segrete di Pasqua, ragazzi, prima che sia troppo tardi. Ecco, dovete sbloccare assolutamente le skin segrete, raga, prima che sia troppo tardi, io ve lo dico. Qui dobbiamo saltare adesso. Perfetti, siamo in un ottimo tempismo. Saltiamo di qua. Prendiamo anche questo vetto. No, non siamo riusciti purtroppo. E invece sì, siamo riusciti. No, mi hanno fatto volare. Mi hanno fatto volare, non ci credo, ma ci siamo ancora. Siamo ancora vivi. Siamo ancora in gara. Andiamo a destra. Me lo sento che è qui. Me lo sento. Me lo sento dal profondo del cuore. Invece non era qui, ragazzi. Non era qui. Era completamente dalla parte opposta. Perfetto. Dovremo però qualificarci al prossimo round senza problemi. E infatti ce l'abbiamo fatta, signori. Qualificati. Dai, è così. Attenzione a Bot Bash. Mappa che mi piace particolarmente. È la mia mappa, perché è la mappa dei bot, ragazzi. Sì. E io, essendo un bot, raga, mi diverto in questa mappa. Comunque prendiamo più uova possibili. Bene, abbiamo prese due forse. Non male, direi. Il problema è che dobbiamo arrivare a 10.000. Quindi sarà un bel viaggio, raga. Sarà un lungo, lungo viaggio. Dovremmo giocare tipo tutto il giorno per ottenerle. E se avete tempo, ragazzi, oggi tanto è festa, è Pasquetta, ma che vi frega. Giocate a questo cavolo di gioco e provate a sbloccare le skin. E fatemi sapere qui sotto nei commenti quante uova di Pasqua avete accumulato, sia su Stumble Guys, ma anche nella vita reale, raga. Quante uova di Pasqua avete mangiato quest'oggi? Ok, no, 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 non devo assolutamente crepare. Mancano tre persone che devono cadere e io non voglio essere tra di loro. Ok, devo riuscire a sopravvivere. Devo riuscire a sopravvivere per arrivare in finale e guadagnare. Ok, ce l'abbiamo. La finale l'abbiamo sbloccata. Dobbiamo guadagnare tantissime uova, raga. Se possibile, vorrei anche vincerla questa finale. Oh mio Dio, nei drop non vincerò mai, raga. È difficilissima. Io ci provo, perché ci provo. Ma non so se vincerò. Non lo so. Dobbiamo concentrarci, andare molto molto piano, raga, e sperare bene. Ok, ci hanno già tagliato la strada, quindi dobbiamo correre di qua. Corriamo qui, tagliamo la strada a lui. Perfetto, tagliamo la strada a loro. Ok, siamo in una brutta situazione, raga. Siamo in una brutta situazione, ve lo dico. Dobbiamo provare a resistere il più possibile, ma siamo in una bruttissima situazione. Ci hanno già fatto cadere di troppi livelli. Anche se in realtà adesso abbiamo un po' recuperato, forse. Forse, ragazzi, abbiamo un po' recuperato. Dovremmo essere quelli più in alto. Dovremmo essere quelli più in alto, ma sotto ci stanno distruggendo tutto, raga. Sotto ci stanno distruggendo tutto. E devo saltare su di lui e andare di qua assolutamente e fare una roba del genere. E sperare che lui cada. Non lo so, che devo fare? Che devo fare, ragazzi? Che devo fare? Ho paura. Ok, lui si è buttato. Sono ancora vivo. Dove sono gli altri? Ah, siamo noi tre. Dovrei aver vinto, raga. Dovrei aver vinto. Dovrei ufficialmente aver vinto? No, non è vero, c'è lui. Forse ho vinto! No! Come non ho vinto? Ma non è possibile! Dai, ma si è buttato prima di me, ha vinto lui! Ragazzi, ma ditelo pure voi che questo non è giusto, per favore! Si è buttato prima di me! Comunque, vabbè, ci siamo fatti 104 uova, raga! E possiamo riscuotere anche le nostre ricompense che ci daranno altre 20 uova. Come si prendono, raga? Ah, ok, adesso dobbiamo fare 40 punti, ok? E riusciremo ad ottenere anche dei gettoni e delle gemme gratis. Quindi, raga, non perdetevi assolutamente questa occasione. Vediamo che cosa possiamo comprare.
comprare con 140 uova? Un emote. Possiamo comprare quasi i passi, ma noi vogliamo queste, ragazzi. Vogliamo le skin. Noi vogliamo le skin. Voglio Eggy Waggy. Datemi Eggy Waggy. Oh, tra l'altro c'è un regalo, raga, prendiamocelo. Facciamo così, facciamoci un giro di ruota, ragazzi. Per spezzare un po' la maledizione delle finali perse, facciamo un giro di ruota e speriamo nella speciale, che ovviamente non troveremo mai. Ma troviamo un'epica? No, nemmeno, una rara, va bene. Mamma mia, quante uova che vedo qui, ragazzi. Queste le dobbiamo andare a prendere tutte. Ecco, forse non così, non in questo modo. Dai, dai, le voglio io. Sì, sì, dammi le uova. Ok, ne ho prese qualcuna. Questo è a destra. È a destra, raga. Mamma mia, ho azzeccato e vado a prendere tutte le uova. Ok, questo è stato un bel round, ragazzi. Ho preso qualche uovo e soprattutto mi sono qualificato tra i primi. Mamma mia, quanto sono forte. Questo passaggio, se non sbaglio, ci assicura 50 gemme. No, non sono gemme, sono cavolo di uova. Oh no, di nuovo bot bash. Va bene, ce la facciamo andare bene. Speriamo però di arrivare in finale. Un trick che possiamo provare in questa mappa, anzi che voglio provare in questa mappa, è provare a saltare sopra le coccinelle. Si può fare, ragazzi, secondo voi? Io ci voglio provare. Io voglio provare... Oh, no, 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 non così, non così, non così però. Voglio provare proprio a saltarci sopra. Ok, non si può purtroppo. Però ci siamo qualificati, raga. Comunque ha funzionato. Oh no, ancora la finale maledetta, ragazzi. Ma io non ci credo, Non è possibile. Non è possibile, raga. Non è possibile, cavolo. Siamo ancora qui nella nostra finale maledetta. Io spero che cadano tutti e che rimango solo io, perché davvero, ragazzi, altrimenti non è possibile, non riesco. Ok, sono rimasto con il coniglietto, però siamo a un buon livello. Ce la potremo fare. Forse mi butto. Vado di qua, perché almeno un po' di strada sono da solo. Tagliamo fuori questo. No! Ho fatto un grave errore. Ho fatto un grave errore. Mi sono buttato di sotto da solo. Mi sono buttato di sotto da solo. Lo so, sono stupido. Volevo fare una cosa clamorosa, fare un trick incredibile, ma mi sono buttato. Ecco, non fate come me. Però ci assicuriamo 112 uova. E possiamo prendere anche le ricompense, ragazzi. Prendiamole assolutamente. Ok, Laser Tracer come prima mappa mi è nuova, raga. Cioè, nel senso, siamo tipo 32 in questa mappa e non sarà semplice qualificarci, ve lo dico. Anzi, sarà piuttosto complicato. Non so perché è capitata questa mappa, raga. Va bene così, va bene così però. Va bene assolutamente così. Dobbiamo cercare di giocarcela con calma. Questa volta vorrei arrivare, se possibile, in finale. E soprattutto vorrei vincerla una finale, dato che sono sfigato in ogni finale. La nostra mappa preferita per guadagnare monete negli eventi, raga. E in questo caso dovremmo guadagnare uova, però sì, vabbè, avete capito il concetto. Guardate qui quante ce ne sono. Sì, tutte per noi. Sì, tutte per noi, raga. Siamo in una buona posizione anche. Ok, andiamo qui sopra, ce la dovremmo fare, perfetto. Andiamo a prendere tutte queste uova. Giriamo di qua, prendiamone una. Andiamo di qua, andiamo a prendere tutte quelle. Ok, sì, questa, raga, è una mappa che mi piace. Negli eventi questa è una delle mie mappe preferite, perché ci permette di guadagnare un sacco di uova non facendo praticamente nulla. Basterà passare qui sopra, qui sotto, e guadagnare uova, raga. Semplicissimo, guardate. Anche se la mia parte preferita per guadagnarle, raga, è in quello della lava. Quindi andiamo subito. È un consiglio: se volete guadagnare un sacco di uova o di monete o di quello che sia, dovete andare assolutamente nella mappa della lava. Cioè, in questa parte, raga, io riesco a diventare sempre primo. Non so per quale motivo, forse perché è più facile. Non lo so, ma comunque riesco a guadagnare molte più uova di quante ne guadagno negli altri posti, raga. Guardate, cioè, siamo già a 26. Guardate qui quante ce ne sono. E dovrei essere il primo. Veloce, veloce. No, la banana. Fermate quella banana. Fermate subito quella banana. Ok. Ok, si è buttata dalla parte sbagliata, per fortuna. E c'è pure una zanzara che mi sta pungendo, raga. Ma che cavolo sto vedendo? Non so nemmeno se riesco a qualificarmi. Ho 40 uova e sono decimo. Ma com'è possibile, raga? Ma quante uova stanno prendendo? Quanta gente sta tryhardando oggi? Ragazzi, ma che cosa sto vedendo? Eliminato con 42 uova. Cosa? Ma ragazzi, ma quante uova hanno preso gli altri? Il mio record era di 50. Cioè, sono quasi arrivato al record. Ho perso. Super slide, bellissima, ragazzi. Molto molto bella super slide. Il problema è che siamo tantissimi e quindi non so se riuscirò a qualificarmi tra i primi. Però facciamo tutti i trick di super slide che conosciamo. Ecco, magari senza prendere gli ostacoli sarebbe meglio, ve lo dico. Ve lo dico, senza prendere gli ostacoli sarebbe meglio. Ok, andiamo. Perfetto, andiamo di qua, andiamo di là. Ce l'abbiamo fatta. Facciamo anche un mezzo trick di qua. Passiamo sul bordo di qua. Non prendiamo gli ostacoli. Veloce, salta qui.
salta di là, centro. Ok, ci dovremmo essere qualificati, ragazzi. Mamma mia, che pro player. Bombardment, qui è solo questione di fortuna, ragazzi. Dobbiamo solamente essere fortunati e arrivare in finale. Niente di più, ragazzi. Dobbiamo sperare che qualcuno esploda lì davanti. Siamo per adesso in 3 eliminati, dai. Eliminate 3 persone, ragazzi, non è così difficile. Ok, ne mancano solo 2 da essere eliminati, raga. Ne mancano solamente 2, non vorrei essere io, non vorrei essere io, non vorrei essere io. Via, via, via. Che dite, proviamo a buttare giù qualcuno? Manca solo 1 da essere eliminato, proviamoci. Ce l'abbiamo fatta, ma quanto sono forte! La finale in bot bash, questa sì che è bella, ragazzi. Qui me la posso cavare, perché comunque dobbiamo giocare di intelligenza. Non ci servono troppi trick o troppe cose. Dobbiamo essere solamente furbi a non cadere, furbi magari a buttare giù qualche persona, furbi a evitare queste coccinelle e portarci a casa le nostre cavolo di uova. Muori tu. Muori, cadi. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare, eh. Qui siamo veramente avvantaggiati questa volta, ecco. Mi hanno buttato di sotto quasi. Non ci credo, ma è un complotto. È un complotto questo. È un complotto contro di me. No, raga, non è possibile. Per una volta che mi capita una finale bella, si mettono 5 nemici contro di me. Però almeno ci riscattiamo le ricompense. Ci danno pure 10 gettoni gratis. E possiamo fare un bel giro di ruota epica. Vediamo un po' che cosa ci capita, dai. Una bella speciale, una bella speciale, ti prego. Dai, sì, no. No, ragazzi. Siamo arrivati a 500 uova, il che ci consente di shoppare dei passi, ragazzi. Siamo arrivati qui in qualche minuto, quindi voi potete riuscire a sbloccare le skin. Mi raccomando, impegnatevi e non fatevi scappare queste skin segrete. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto a tutti. Ciao ciao.